condizioni in cui il moto ondoso ha ridotto le barene sono critiche, ispezione parlamentare nel fine settimana. C'è un conflitto di interesse per Brugnaro, secondo il Movimento 5 Stelle, che invita il sindaco a abolire l'ente parchi come fatto con altre istituzioni comunali. Un rave party sul Tagliamento è costato la vita a Federico Diana, 19enne di Martellago, aperta un'indagine dei carabinieri. Dati confortanti sul 2015 della Camera di Commercio, cresce l'occupazione, ma per parlare di ripresa è ancora troppo presto. Chiamata alle armi del governatore Luca Zaia per riunire il fronte dei contrari alla riforma costituzionale del governo Renzi. Pacifica invasione in Canal Grande di un centinaio di surfisti che lo navigano pagaie alla mano, ma come sempre non mancano le polemiche. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Venezia Mestre. Si parla sempre, se ne parla in continuazione in tutto il mondo, dei danni che sta subendo il patrimonio storico della città di Venezia, i suoi monumenti, ma si parla molto meno purtroppo invece della laguna che la circonda, che è patrimonio UNESCO, esattamente come la città, e che è veramente in pericolo. Allora, guardate, sotto è già tutto eroso, beh, adesso qua la pagaia è molto... Vedete? E questi sono gli effetti. Ma qua vedete una cosa in miniatura. Sono metri, metri quadri che ogni barca quando passa a tutta velocità fa cadere tutta la laguna. Le condizioni in cui il moto ondoso ha ridotto le barene sono arrivate a metterne in pericolo la stessa esistenza, come accertato durante l'ispezione parlamentare nella Laguna Nord da parte dei deputati della Commissione Agricoltura e Pesca della Camera, invitati dalla Confraternita Serenissima del Pesce della Laguna di Venezia e di Caorle. Il territorio sta completamente sparendo per il moto ondoso. La fragilità di queste formazioni infatti non è in grado di reggere l'impatto con la tecnologia. I passaggi sempre più frequenti delle barche a motore stanno facendo scempio di questo patrimonio UNESCO. Le soluzioni per invertire la tendenza ci sono e vanno applicate, sostiene il deputato PD Giorgio Zanin. Riteniamo che questa sia una questione da affrontare, certamente da affrontare a partire anche dall'esercizio pieno dei controlli, i controlli sulla navigazione, la velocità di navigazione, l'impedimento evidentemente di circolare nei canali con velocità superiori a quelle concesse, e io penso anche con processi di innovazione nella mobilità dentro la laguna, che debbono guardare a pezzi anche di futuro. Penso ai motori elettrici, penso alla mobilità evidentemente sostenibile. Ci sono dei dati confortanti sull'economia veneziana di tutta la città metropolitana di Venezia. Noi però non vi diremo mai che la ripresa è in corso finché non ci saranno dei dati veri e seri di questo, perché già troppe volte in passato sono state diffuse previsioni ottimistiche e certamente noi non vogliamo fare parte di questo gioco ingannevole. L'economia veneziana sta andando tutto sommato bene, nel senso che abbiamo dati che dicono che le imprese sono sostanzialmente uguali rispetto agli anni precedenti, e già questo è un bel dato, perché con la crisi che c'è stata è stato un bel dato. Il 2015 ha segnato in provincia di Venezia un aumento del 4% degli arrivi e dello 0,4% delle presenze turistiche. Ancora una volta è il turismo che si conferma il settore trainante dell'economia lagunare, sia nella città storica che nel litorale. È un'economia che vede dei segnali di fragilità in alcuni settori, sulle costruzioni, sul commercio tradizionale e quant'altro, ma vede anche molti segnali buoni. Da un punto di vista occupazionale, Venezia si è attestata con buoni dati, quindi anche su questo aspetto qui abbiamo un sorriso nel 2015. Il mercato del lavoro ha segnato una crescita degli occupati del 2,4%, meglio del 2014 anche le esportazioni, aumentate del 6%, dopo gli annunci di ripresa degli scorsi anni, poi puntualmente smentiti dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Arriva però l'invito alla cautela: se si tratti di una vera ripresa si potrà dire solo nel tempo. Abbiamo un qualche segnale che ci fa dire che qualcosa di meglio rispetto agli anni precedenti c'è. Però bisogna vedere nel corso del tempo se questo dato si consolida, quindi una ripresa timida ma non ancora consolidata. È il momento delle brutte notizie. Aveva soltanto 19 anni Federico Diana, il ragazzo
morto nella notte tra sabato e domenica, poco dopo essere giunto al pronto soccorso dell'ospedale di San Vito al Tagliamento per sospetta overdose di sostanze stupefacenti. Il giovane di Martellago aveva partecipato con alcuni amici a un rave party sul greto del fiume in località Rosa, siamo in Friuli Venezia Giulia. Poco dopo le 2 del mattino si è sentito male, probabilmente dopo aver ingerito sostanze psicotrope, ma le indagini sono ancora in corso, sono anzi appena cominciati. E alcuni amici lo hanno portato all'ospedale di San Vito dove è spirato poco dopo. Del fatto sono stati avvisati immediatamente i carabinieri della compagnia di Pordenone, che hanno sequestrato il cellulare del giovane, stanno interrogando alcuni suoi amici e nell'area del rave party hanno anche eseguito diverse perquisizioni. Domani ci sarà l'autopsia che dovrebbe far luce in maniera definitiva, se non altro, sulle cause della morte di questo giovane. Torniamo a Venezia, dove c'è una polemica del Movimento 5 Stelle contro il sindaco Luigi Brugnaro, accusato di conflitto di interessi. C'è un conflitto di interessi grave in capo al sindaco, perché l'attuale presidente del Bosco, dell'istituzione Bosco e Parchi, è il fratello della presidente attuale di Umana. Non vorremmo che questo fosse il motivo veramente poco felice per cui si mantiene in vita un'istituzione che sappiamo essere un carrozzone come tutte le altre. Siamo contenti che il sindaco Brugnaro abbia fatto ciò che il Movimento 5 Stelle chiede da anni, puntualizza il consigliere comunale Davide Scano, cancellando 4 delle 6 istituzioni comunali. L'unica che aveva senso di essere mantenuta è la Centri Soggiorno, che gestisce le colonie estive dei bambini. È la sola che risponde alle finalità sociali previste dalla legge. Il dubbio sul mantenimento dell'ente Bosco e Grandi Parchi è quindi inevitabile. Su 5 se ne tolgono 4. E resta questa qui fatta salva e non si capisce il motivo. Secondo la filosofia sbandierata dall'amministrazione nell'eliminare il centro Marè, l'ente gondola, la fondazione Bevilacqua e il parco Laguna Nord, argomenta Scano, anche questa quinta istituzione sarebbe già dovuta sparire. Non serve assolutamente una struttura ad hoc dedicata, ma anche il Bosco, i Grandi Parchi, San Giuliano e Bisuola possono essere gestiti direttamente dalla direzione ambiente, che gestisce anche tutte le altre aree verdi. E non c'è stato in effetti bisogno dell'ente parchi per prendere la decisione che vi avevamo già preannunciato da parte della giunta comunale di abbattere i famigerati cubi dello spaccio in Parco della Bisuola. Si sapeva che questa era l'intenzione dell'amministrazione, adesso è ufficiale perché è stata votata in mattinata dalla giunta. E passiamo all'allarme che a Maestre, qualcuno di voi forse avrà notato, in via Orlanda un movimento piuttosto concitato intorno all'ora di pranzo, era per fortuna un falso allarme. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute intorno all'ora di pranzo in via Orlanda dopo le segnalazioni di alcuni residenti che avvertivano un odore molto forte nell'aria. Si temeva una fuga di gas in un condominio. I presenti sono stati quindi invitati a lasciare i propri alloggi per permettere agli operatori di individuare l'eventuale guasto alla rete. Le rilevazioni dei professionisti hanno però escluso la presenza di monossido o altri gas nell'aria e l'allarme è cessato nel giro di pochi minuti. Una fuga di ammoniaca si è verificata invece nella tarda serata di domenica all'interno di un'azienda di prodotti surgelati di Marcon, creando allarme e qualche malore alle persone che abitano nelle vicinanze. Due residenti che hanno inalato la sostanza e avvertito sintomi di intossicazione sono stati visitati sul posto dal personale del 118. Il ricovero non è stato fortunatamente necessario. I pompieri sono intervenuti con diverse squadre, lavorando per arginare la fuoriuscita di ammoniaca e per verificare l'eventuale stato di pericolo, anche per la presenza nei pressi di un cinema multisala. Non è stato necessario però far evacuare l'impianto, data la scarsa presenza di spettatori è stato scelto di aprire tutte le porte per agevolare un veloce ricambio dell'aria. L'emergenza è rientrata verso le 23 quando i Vigili del Fuoco hanno terminato il loro lavoro di messa in sicurezza. 2 settimane di attività dei famosi San Marco Guardians, questa sorta di educatori, di gente che di essere educata non dovrebbe aver bisogno vista la sua età, ma invece purtroppo non è così, come sa bene chi frequenta Piazza San Marco, e la proposta adesso è quella di estendere l'esperienza ad altre zone calde della città come Piazza della Roma, la stazione ferroviaria e la zona di Rialto. A lanciare l'idea è Alberto Nardi, presidente dell'associazione Piazza San Marco, confortato appunto da questi buoni risultati ottenuti nelle prime 2 settimane di quest'estate, reso possibile grazie a un finanziamento di 100.000 euro da parte di Costa Crociere
crociere. Il progetto ha coinvolto giovani che arrivano da tutto il mondo. C'è una iraniana, due russi, due cinesi, un francese e anche diversi veneziani che parlano le lingue. La diffusione di questo sistema in altre zone della città dove la maleducazione la fa da padrona potrebbe richiedere l'assunzione di una cinquantina di ragazzi e una spesa che si aggira intorno ai 300.000 euro. Una spesa che naturalmente non è molto semplice da affrontare per il Comune. La proposta è quella di usare una parte di questa tassa di soggiorno, che era nata appunto per far fronte a un certo numero di emergenze nate dal turismo e che poi non sempre è stata usata a quello scopo. La politica regionale, c'è una sorta di chiamata alle armi da parte del governatore Luca Zaia per dire no al referendum sulla riforma della Costituzione che si terrà in autunno e che secondo la maggioranza di questa regione è un attacco vero e proprio all'autonomia dei territori. Referendum di Renzi, noi diciamo di no perché questa non è una scelta federalista. Se un cittadino immagina l'Italia del futuro come la Germania, sappia che con questo referendum l'Italia del futuro sarà come la Grecia. Anche il governatore Zaia ha partecipato alla presentazione del Comitato Veneto per il no alla riforma costituzionale del governo Renzi, organizzata dalla Lega Nord a Padova. Faremo leva innanzitutto sulla libertà che permette in questo momento di poter decidere, di poter essere liberi, soprattutto con le autonomie locali, soprattutto con le regioni, perché con questo referendum si tolgono tutte quelle che sono le mansioni, le competenze delle regioni. Quindi portare da 18 a, mi pare, a 7 solo le competenze delle regioni sia veramente un atto di forza che non ha senso, soprattutto anche per regioni come il Veneto, ma anche come regioni come la Lombardia, che hanno dimostrato di saper governare. Partirà dunque una campagna in cui verranno spiegate tutte le motivazioni per cui bisognerà votare no secondo il Comitato. Corretta, democratica, rispettosa delle idee di tutti, ma sicuramente portando avanti anche le nostre idee, che sono quelle di un no, di essere convinti che ad ogni regione dovremmo dare l'autonomia che si spetta, come diceva Einaudi nel 48, ed è esattamente quello che non è accaduto in Italia. Non se ne viene fuori da questa situazione dell'immigrazione, che porta a uno scontro continuo fra chi sostiene le posizioni del Ministero dell'Interno e dei suoi prefetti e tra chi invece la pensa come molti sindaci che non vogliono proprio saperne di avere profughi nei loro comuni. Tutto questo porta a situazioni di tensione anche sociale, come abbiamo visto nella nostra provincia, in particolare a Cona. È arrivata quindi una proposta di mediazione fra queste due posizioni, una proposta sicuramente molto saggia, speriamo che venga ascoltata da parte di un senatore del Partito Democratico. Esperienze come quella della base di Conetta hanno dimostrato che la maggior parte dei problemi sull'accoglienza nascono dall'eccessiva concentrazione dei profughi, che poi diventano ingestibili sul piano sociale. Lo rileva il senatore democratico Giorgio Santini, che propone una diversa soluzione per convincere i comuni ad abbracciare il modello dell'accoglienza diffusa, promosso finora con scarso successo dalle prefetture. Noi sollecitiamo fortemente il governo a intervenire. Il Ministero dell'Interno sta preparando un intervento che sostanzialmente incentivi fortemente i comuni che accolgano quell'idea, insomma, che non è nuova, del, per esempio si parla del 2-3 per mille, no, per ogni comune, ovviamente con un sostegno però da parte dello Stato, non solo attraverso i famosi 35 euro, ma anche con tutta una serie di possibilità che i comuni possano avere di qualcuna di queste risorse, una parte utilizzarla anche loro. Tra le possibilità, sostiene Santini, ci dovrebbe essere quella di assumere nuovo personale e quella di utilizzare i profughi in lavori socialmente utili col sostegno del governo. In modo tale che allora l'accoglienza non diventa più una sorta di perdita di tempo che crea solo tanti problemi anche sul piano dell'ordine pubblico, ma diventa dignitosa per le persone, sostenibile per i territori, sicura per le popolazioni, e i comuni possono avere a questo punto allora anche addirittura una possibilità in più per poterla fare. Questo è quello che chiediamo e io penso che bisogna rapidamente arrivare a questo. È tornato ieri il Surf in Venice, questo evento che si tiene ogni anno e che porta un centinaio di surfisti a navigare lungo il Canal Grande con le pagaie. Li vedete in queste immagini girate dal videomaker Andrea Antoni. Come sempre però non sono mancate le polemiche, soprattutto su Facebook,
quando ci sono questo tipo di eventi c'è sempre una parte della città che ne ha di tutto, c'è chi li accusa di esibizionismo, di voler sfruttare l'immagine della città, addirittura qualcuno di mettere in pericolo la sicurezza del traffico acqueo, altri sostengono che questo tipo di manifestazioni non appartengono alla tradizione veneziana, questo è anche vero, e che sarebbe meglio riservare il Canale Grande solo alle regate di imbarcazioni tipiche. Insomma, tutto un po' questo solito menù di lamentele che fanno un po' parte della mentalità di certi veneziani nostalgici a cui dà fastidio un po' tutto quello che è stato inventato negli ultimi paio di secoli. E questa sera alle 21.05, in occasione del 73° anniversario della caduta del fascismo, andrà in onda il documentario su Benito Mussolini. Noi ci fermiamo qui, buona serata a tutti.